Allora, io mi chiamo Giorgio Robino, presento questo giochino, Naif, un framework in linguaggio Ruby per fare macchine chat stupide. E ora capirete perché. Dunque, quindi, vabbè, la cosa magari che mi fa piacere dirvi è che io ho inventato e poi ho realizzato insieme a Giulietta De Buono, che è quella ragazza alza la mano, che è la mia compagna, abbiamo fatto ConfCon 2016, che è stato il primo, penso di poter dire, la prima conferenza, un evento, un momento in cui abbiamo cercato di portare l'attenzione e fare networking intorno a quello che io chiamo conversational computing, che è un termine altisonante per dire chatbot, ma insomma chiamiamoli come vogliamo. Dopo l'evento, che è stato bellissimo ed è avvenuto qui, grazie Gianluca Randazzo, santo subito. Dopo, diciamo, ho creato un blog in cui invito tutte le persone che sono interessate a scrivere in argomenti inerenti queste cose, quindi diciamo conversational computing, chatbot, applicazioni commerciali, applicazioni eccetera. Sto cercando anche di fare un networking con il mondo accademico. Le slide sono disponibili, questa presentazione è già disponibile al sito www.conf.16.it. Quindi io sono, vabbè, un ingegnere del software, ho lavorato nell'industria per tanti anni, ho lavorato per tanti anni alla 3, qui oggi c'è una delegazione di persone stupende della 3, alzare la mano. Sì, perché siamo tutti venuti lì. Dunque, allora, questa slide è per Pasquale, signore che è qui tra il pubblico. Dunque, sono a parlarvi di sviluppo di chatbot. Io qui ho identificato un pochettino qualche possibile approccio, qualche possibile modo di fare le cose e strumento. Allora, per essere molto molto semplicistici, ho detto, se abbiamo un'applicazione che io chiamo Outring, cioè un'applicazione dove il numero di dialoghi è molto elevato, un'applicazione dove si descrive una personalità artificiale, un sistema insomma complesso, secondo me la soluzione al giorno d'oggi sono dei sistemi di scripting. A me piace molto JavaScript, sto aiutando un po' l'autore Bruce Wilcox a fare la documentazione su GitHub, è un sistema open source, è bellissimo, è molto sottovalutato. Quello invece di cui vi parlo sono dei sistemi, è un sistema molto più semplice, che io dico command based, workflow based, e quindi in buona sostanza da un linguaggio di programmazione tradizionale, nel caso che vi racconto stasera a Ruby, io vado a scrivere un'applicazione chatbot, ok? Ci sono altri casi che sono troppo lunghi da raccontare e... Ah, le slide contengono molto più di quello che io sarò in grado di dirvi e mi perdonerete per la necessaria brevità. Dunque, bot dev, che è il termine che usano gli sviluppatori dell'applicazione dell'app Telegram, per dire chi sviluppa bot nel loro mondo, e a me piace, quindi hashtag bot dev. SMS bots l'ho inventato io, cosa vuol dire? Non vuol dire bot che utilizzano il media SMS, cioè non necessariamente. Intendo dire con SMS bot delle applicazioni che hanno come obiettivo quello di minimizzare il tempo di conversazione utente chatbot al fine di concludere delle transazioni, ok? In questo senso io, diciamo un po' esagerando, dico SMS. Quindi va bene, i requisiti, cioè gli obiettivi che mi ero posto erano quelli di fare un sistema che fosse basato sul workflow, quindi adatto ad applicazioni transazionali business su domini di conoscenza molto ristretti, quindi abbiamo detto dialoghi corti, open source, Ruby che è il linguaggio che maldestramente utilizzo, e altre cose più tecniche che ometto. Allora, questa è la slide più allucinante di tutto, non la capisco nemmeno io, cioè ho cercato come esercizio mio mentale di provare a modellare un dialogo come un oggetto nei termini della programmazione orientata agli oggetti, ok? E quindi dico, chiamo DialogObject una unità di dialogo che è un'istanza di una classe, un'astrazione di un dialogo che è implementata poi, che si implementa con delle azioni, quella che potremmo chiamare la logica, e un'interfaccia, un I.O. di simboli.
la view in termini reali. Quanti programmatori Ruby ci sono qua? Pochi. In termini Rails, di Ruby on Rails, il framework di cui ha parlato Gianluca prima. Quindi alla fine della fiera il dialogo lo modello come una macchina a stati finiti. Quindi io vi dico una serie di cose che sono abbastanza banali, mi rendo conto. Quindi un'applicazione di, perché questa è una cosa che si fa, la fanno in tanti, ok? Il mio obiettivo era di fare una cosa creata da me stesso in Ruby. Quindi un'applicazione, quella che io chiamo una app, nel senso di un'applicazione chatbot, è fatta da un insieme, dal punto di vista di statico, è fatta da un insieme di oggetti di dialogo, di istanze di oggetti di dialogo, che realizzano un qualche workflow in un ambito di un dominio, ok? Per realizzare un goal business. Io chiamo thread una sequenza di transizioni di stato, ora vi spiegherò meglio cosa intendo. Quindi diciamo una parte di conversazione, ok? Userò come esempio un online shopping, perché in un precedente progetto che ho lavorato mi ero posto l'obiettivo di fare un e-commerce con un chatbot. Quindi la prima cosa che ho fatto è banale, programmazione strutturata, suddividi un programma grosso in problemi piccoli. Quindi l'idea di fare un'applicazione, di suddividere un'applicazione, nel caso un e-commerce, in dei sottodialoghi che a loro volta contengono nidificati degli altri dialoghi. Quindi per esempio partirò da una home page, che è quella che in ambito di uno sviluppo web si chiamerebbe una home page, ok? Dialogo home, cosa faccio, cosa vuoi fare, chi sono, cosa vuoi fare, ci sarà un header, bla bla bla. Vado in una parte di dialogo invece di profilazione di setting, poi ci sarà il browse dei prodotti, ok? Quindi categorie, la ricerca, eccetera, eccetera. Ci sarà la gestione del carrello e un checkout, che conterrà una parte di pagamento. Quindi, come modellare la logica di un dialogo? Allora, una macchina a stati finiti, sistema informatico, il cui stato che è definito da un insieme di stati, limitato, finito, passa da uno stato all'altro attraverso delle transizioni. Io qua do delle anticipazioni rispetto a cos'è in termini di dialogo. Quindi un dialogo, implementato come una macchina a stati finiti, è un sistema che, a partire da delle sentence dell'utente, si muove attraverso un insieme di stati. Questo esempio è il dialogo del carrello, voglio gestire, sono nell'ambito di mettere dei prodotti nel carrello, che ho già selezionato, aggiungi un item nel carrello, togli un item. Sembra banale, detto così sembra veramente molto banale, in realtà poi nell'implementazione questo ha una logica che non è banalissima. Io ho pensato di modellare questa cosa come una macchina a stati finiti. Fin qua è ancora abbastanza scuro, me ne rendo conto. Quindi un'applicazione, il dialog flow, vuol dire passare da uno stato a un altro stato di questo insieme di macchine a stati finiti. Ok? Allora, parliamo un attimo dell'engine. Il punto fondamentale di qualsiasi sistema che probabilmente avete visto, qualcuno di voi ha usato BotKit Node.js? No. Qualcuno di voi ha usato eBot in linguaggio Go, che sono dei framework di grande successo? Alla fine tutti utilizzano il metodo, cioè alla fine della fiera c'è un meccanismo di callback, ok? Come ho fatto questo in linguaggio Ruby? Allora, il call engine è banalmente questo. Un thread lancia un metodo che si chiama dispatch, che fa questo, quattro azioni. Carica una sessione utente, crea una nuova istanza di una classe, di dialogo, lancia il metodo, un metodo di questa classe, ok? E salva lo stato. Questo è tutto, però ancora non è chiaro niente. Cominciamo a capire cos'è il dialog pointer. Sostanzialmente, nome della classe e metodo, ovvero uno stato nel diagrammino, ok? L'ho chiamato puntatore al dialogo. Quindi nella slide di prima, il puntatore al dialogo sono gli oggetti che servono per creare la classe e lanciare il metodo. Il metodo corretto del prossimo stato.
Qui due slide velocissime su una cosa secondo me molto importante, però non ho tutto il tempo di spiegare, anzi non ce l'ho proprio, la faccio solamente vedere velocemente. Quindi una conversazione è un passaggio tra una sequenza di stati, ok? Nei termini che ho detto prima. Un aspetto molto interessante che riguarda il concentrarsi sul dominio specifico è come gestire la localizzazione nel tempo e nello spazio. Nello spazio intendo dire dove l'utente sta parlando, e quindi la soluzione che ho trovato è di avere dei metodi di precondizione e postcondizione su ogni stato, ma questa è una cosa un po' tricky, lasciamo perdere. Allora, concetto di sessione. Chiamo sessione due cose: il puntatore, che abbiamo visto, il puntatore di stato di cui ho parlato prima, e dei dati che riguardano il dialogo. Quindi, perdonatemi questi colorini, spero che aiutino. Quindi, l'engine gestisce una sessione, una classe sessione, che ha tre componenti fondamentali: un puntatore al dialogo, un puntatore a dei dati e un timestamp. Questi dati, ogni utente che sta parlando ha, diciamo, dei dati. A un hash, ok? La gestione della memoria la faccio attraverso degli hash che poi vengono dampati in uno storage permanente. Ogni utente quindi ha una memoria, chiamiamola una memoria di short term, dove ci sono il puntatore al dialogo e i dati. I dati contengono a loro volta una qualsiasi informazione strutturata di pertinenza di uno specifico dialogo. Per esempio, nella classe di dialogo cart, la gestione del carrello, avrò banalmente un dato che è una lista di item che ho nel carrello, ok? Il cart in fondo. Stesso concetto, detto in parole un po' diverse, qui volevo evidenziare il fatto che i dati di ogni dialogo sono, diciamo, delle strutture dati complesse in qualsiasi maniera, che in una, diciamo, in un'impostazione prototipale di ambiente di sviluppo io ho pensato banalmente come degli hash in memoria e dei file YAML per la persistenza. In termini di produzione, la mia idea era quella di usare Redis oppure un sistema di cache in memoria con un database chiave valore molto performante che a me piace, è l'MDB. Quindi vediamo un attimo cosa vuol dire però la programma. Abbiamo parlato un attimo di cos'è l'engine, parliamo un attimo ora di cosa vuol dire la programmazione effettivamente di un dialogo dal punto di vista dello sviluppatore. Quindi logic è quel che chiamo literals. Allora, l'engine contiene una classe che si chiama Dialog, diciamo una classe, una superclasse, dalla quale discendono tutte le classi applicative. Nell'esempio ancora dell'e-commerce avremo una classe applicativa User Profile, una Browse Catalog, il carrello, il Delivery Address, il Delivery Time e il pagamento. Dal punto di vista dei file, ogni dialogo è composto da tre file: un file, diciamo, di logica, dove c'è la definizione della macchina a stati finiti, un file dove vengono definiti i literals, cioè il linguaggio, tutti i simboli relativi a un certo linguaggio, lingua italiana, lingua inglese, lingua cripto qualcosa, e poi c'è un file dove inserisco delle informazioni che chiamo introspection, cioè dei metodi di classe che dicono cosa fa quella classe, quel dialogo. Quindi, in questa slide vi faccio vedere questi tre file un pochino più nel dettaglio. Prendiamo lo stato main. Ogni dialogo ha uno stato che è convenzionalmente centrale, diciamo, che io chiamo main, si vede che l'ho sviluppato in tanti anni in C, che, diciamo, è il dialogo centrale di quel dialogo, scusate, lo stato centrale di quel dialogo, ma è solamente una convenzione. Quindi,
nel caso del dialogo home, diciamo, la conversazione base iniziale, ho la gestione della logica nel file home.rb, la gestione di tutto quello che è l'IO di literals in un altro file e la introspection in un terzo file. Quindi cosa fa in buona sostanza, cosa vuol dire programmare uno stato in AIF? Allora, quattro cose. Devo leggere cosa mi sta dicendo l'utente, il message, colore viola, vado a vedere se posso, quali azioni sono comprensibili in questo stato, quindi a quale domande posso rispondere. In questo caso, cosa vuol fare l'utente? Vuole aggiungere un item, vuole cancellare un item, vuole modificarlo, vuole uscire dal dialogo. Quindi all'interno di ogni when ci sono delle l'attivazione di azioni che sono un po' quello che potrebbe essere in Rails il modello, io le chiamo action, è un IO con l'utente. In questo caso in blu vedete view, ask, eccetera eccetera. Ogni parte del when esce mandatoriamente con tre possibili azioni, rimane nello stesso stato, vado a un altro stato dello stesso dialogo, state add, vado a un altro dialogo ancora, dialogue on. In questa slide faccio vedere più o meno le stesse cose, sottolineando il fatto che uso una DSL per fare questo, cioè mi sono inventato un piccolo stupido linguaggio di possibili verbi che il programmatore può fare. Allora, in questa slide mi soffermo un attimo su cosa vuol dire la comprensione di quello che dice l'utente. Io ho usato una strategia molto 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 banale, ho usato le regular expression e una serie di metodi che al loro interno, questo add item, quindi quando l'utente dice aggiunge una pizza alle fragoline, viene fatto un match con il metodo add item che al suo interno fa un match tra la utterance dell'utente e un'azione e delle entità, cioè dei parametri di questa azione, questa funzione. Se volete, attiva una funzione con dei parametri, estrapolando il nome, la funzione e i parametri da quello che viene detto dall'utente. Questo in questo momento io lo faccio con le regex. Ovviamente qualcuno storcerà il naso, si può fare in tanti sistemi. Potrebbe essere che questi metodi attivano un engine esterno. C'è qui Alessandro Vitale. Alessandro Vitale, potrebbe essere che questi metodi attivano un engine di backend esterno, Conversate di Alessandro Vitale o qualcosa di simile. Come ho risolto il problema del multilinguaggio? Molto 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 semplice, non ho usato sistemi di internalizzazione tipo quelli usati in Rails eccetera eccetera, a me non piacciono, ho fatto qualcosa di estremamente banale, un bot è associato a una lingua, quando io lancio un'istanza di bot vengono compilati i file di literals relativi alla lingua che parla il bot, esempio italiano, verrà attivato il file homelang_it che tiene una sua funzione introduction prompt che è italiano, che parla in italiano, ci sono i literals in italiano, stessa cosa per la lingua inglese e qualsiasi altra lingua, è una soluzione quick and dirty che ho trovato utile. Allora, due parole sull'architettura, ancora qualche minuto, 5 minuti, sull'architettura. L'idea è di fare un sistema plugin modulare, quindi nessuna dipendenza con Rails, con Facebook Messenger o qualsiasi altra cosa. La mia idea è di fare degli adapter per ogni possibile canale, ok? Non ho tempo per dire altro qui. Quindi qua ribadisco il discorso della multicanalità con dei plugin da sviluppare, qualcosa sto facendo io. Mi piacerebbe fare un sistema, cioè ho iniziato a fare un sistema che funziona come command line interface, come Rails diciamo, l'idea era quella, quindi un sistema per cui creo con dello scaffolding
il template del codice, provo diciamo in ambiente di dev da console l'interfaccia col chatbot, o un server che sarà un server che so che è TCP tipicamente, o Unix Domain, per quello che è la mia visione ora. Qua c'è un esempio di schermata di cos'è un'interazione con Naif. Naif è il nome dell'utente, questo per l'ambiente dev, e parlo con il chatbot. In questo caso quindi vado nel carrello in cui avevo inserito degli item, chiedo aiuto, mi faccio vedere le cose, tolgo un item e passo alla cassa. Allora, qual è la killer application di questo tipo di approccio molto semplificato? Lo dico scherzando, è una cosa che mi sono un po' inventato io, facendo brainstorming un giorno con Giuditta e Paolo, il giorno in cui mi sentivo male, cioè quindi l'idea di un sistema di pagamento che avviene attraverso un'applicazione di messaggistica istantanea. Bada bene, in questo esempio è interessante il fatto che l'utente sta parlando con due bot, i quali parlano a sua volta tra di loro. Ok, c'è un utente che va sul bot del merchant, potrebbe essere l'applicazione di Simone, dove Simone, eccolo lì, relatore parlerà subito dopo di me, quindi va a comprare dei fiori con il chatbot di Simone, e dal chatbot di Simone vuole fare il pagamento senza uscire da quel chatbot. Quindi ci sarà un chatbot che rappresenta la banca, il quale chatbot parla con il merchant bot, l'applicazione di Simone e Giorgio che sta comprando. Non ho il tempo per spiegare questa cosa nel dettaglio, se volete andarvela a vedere mi farebbe molto piacere avere i vostri feedback, soprattutto su questa cosa. Va bene, ho finito, i contatti sono, se volete scrivermi via mail, a me piace molto la mail, che anche se... Ah no, io sono un sostenitore tra l'altro dei chatbot su mail, e non sono il primo a dirlo, c'è qualcuno che ha avuto qualche successo, no? Vabbè, io scrivo molto purtroppo su Twitter, la mia pagina di GitHub è Solaris, invito tutti a partecipare a conf2016.it, scrivete degli articoli, usateli, insomma, per tutti. Allora, come contribuire al progetto? Cioè, cerco delle persone che mi diano una mano a fare il codice, perché io sono veramente scarso e qui ci sono dei bravi programmatori. Quindi mi sono dedicato queste settimane di notte, che di giorno faccio niente, a fare queste slide, quindi il codice è rimasto un po' in stand-by, lo finirò una versione preliminare delle vacanze di Natale. Sono contentissimo. Esiste già la pagina su GitHub, ci sono le slide anche sulla pagina di GitHub. Se volete partecipare con delle cose, idee, diciamo, pubbliche, aprite delle issue. A me fa molto piacere se aprite le issue, anche se non c'è ancora il codice. Per me va benissimo, facciamo un brainstorming. Quando ci sarà il codice, a me già ragione. Oppure mandatemi delle mail, direi che ho finito. Allora, vi ha speso abbastanza. Se avete delle domande, però, io può rimanere qui per altri 20 minuti a rispondere. No, se no dopo, quando facciamo posso il networking con la periferia. Tu fai domande? No. Sì. Io su voi faccio domande. Allora, interroga. No, si sono volentierissimi. Se no... No, faccio io la domanda, non si è capito niente. L'impatto iniziale è stato a un certo assoluto, poi il finale secondo me è molto più chiaro, si capisce dove è. Molto interessante il dividere il dialogo in blocchi. Come si fa per far sì che l'utente si muova tra un blocco e l'altro? Giusto, buona domanda, questo è un punto su cui sto ragionando e su cui ci sono delle piccole deficienze. Allora, in questo momento quello che te chiami blocco è, in termini miei, è il dialogo, la macchina stati finiti, ok? Un dialogo, quindi composto da n stati, ok? Quindi te dici, dal punto di vista dell'utente, come si muove da un dialogo all'altro? C'erano dei sottoblocchi, sembrava che fosse modulare. Sì. Allora, si passa da un modulo all'altro. Dal punto di vista della programmazione, io mi muovo da un modulo all'altro,
con tre verbi di questo picco di SL che mi sono inventato. Quindi io sono lo stato me, ok? Che è lo stato centrale del dialogo gestione carrello, va bene? Io vado allo stato add con questo verbo, state, con questo metodo, Ruby. State al simbolo add, e vado al metodo add, che è quindi l'engine, quando io esco da, questo, da questa funzione, l'engine va a richiamare il prossimo stato che io ho detto essere add. Questo è, potrei fermarmi qui, piccola variazione, mi sono inventato yet per dire quando voglio rimanere in loop back sullo stesso stato. Esempio, io sto, utente, non capisco dove sono e chiedo aiuto, quindi vediamo se c'è l'help qua, no, c'è puntini puntini, quindi l'utente chiede aiuto perché non sa in che stato è. Allora ci sarà un out, guarda che te stai qui e stavi facendo questa roba qua, dopodiché devo ritorno nello stesso stato, ok? Quindi è un loop back, quindi il metodo è yet. Oppure vado proprio in un altro dialogo, forse la domanda era questa, allora metodo dialogue om, om è la classe di un altro dialogo, perché qui, vabbè scusa, hai ragione, non l'ho scritto in cima, perché nel fondo l'ho voluto fare grosso, e questo era il dialogo della carta, ok? E quindi esco dal dialogo carrello e vado nella pagina base, dialogue om. È scritto in alto di là. Lo skip. Dato una risposta plausibile. Grazie. Se io volevo domandare, per quale motivo Ruby, a parte il fatto che è conosciuto come linguaggio, quindi uno lo fa con il linguaggio che conosce, a che vantaggi possono esserci nello sviluppare una Ruby, per esempio, questo sistema, anziché un altro linguaggio? Allora, la risposta banale è che io sviluppo ormai da un po' di anni maldestramente solo in Ruby, se posso. Io ho sviluppato tanti anni in linguaggio C, alla 3 sviluppavamo in Java ma ci era vietato in quanto PM e bla bla bla. No, scherzi a parte, Ruby è il linguaggio che conosco di più, quindi per me è più facile. Punto 1. Punto 2. Risposta un po' più marketing, non esisteva un framework in linguaggio Ruby, qualcuno ha fatto qualche cosa o con grandi dipendenze, per esempio legata al framework Rails, che a me non piace, un framework per sviluppare in linguaggio Ruby applicazioni web, quindi ha fatto delle cose interessanti ma molto legate a Rails, che a me non piace, quindi scattiamo Rails, quindi è un framework per fare applicazioni web, no? Oppure delle persone che hanno fatto delle cose, qualche cosa di abbozzato legate molto a Messenger, Facebook Messenger, non mi piaceva nemmeno questa cosa, io volevo volutamente qualcosa che fosse astratta. Poi volevo dirti una cosa che è importante, grazie alla domanda, questa cosa qua in realtà, se ci pensate, quanti sviluppatori comunque ci siamo? Siamo qui? 80%? Questa cosa qui la puoi fare in qualsiasi linguaggio, la potresti fare in C. Quindi se posso aggiungere un piccolo bit, l'anno scorso, nelle vacanze di Natale dell'anno scorso, provai a fare questa cosa, dopodiché scrissi un articolo disponibile anzi nella pagina dove dissi che avevo sbagliato tutto. Pensavo di aver sbagliato anzitutto nella modellazione, diciamo, statica di un dialogo come macchina stati, ma avevo soprattutto sbagliato nello sviluppo, perché avevo voluto fare a Ruby una programmazione non oggetto oriented. Allora, secondo me, questa è una riflessione che faccio tra me, anzi, ditemi voi, ma quando usi un linguaggio devi comunque diciamo, usare il paradigma di quel linguaggio. Tra l'altro è un paradigma che a me piace, quello dell'oggetto oriented, però ero partito da una visione molto funzionale, di programmazione funzionale intendo. E in Ruby mi ci ero un po' incastrato, giusto Paolo? Non credo che funzioni molto. Non credo che faccia in Python, allora se vabbè, ma allora se vuoi provocare una certa provocazione in Rubino. Allora, questa cosa, Giuliano, secondo me si può fare benissimo in C++, ma la puoi fare anche in C se ci pensi. Anzi, ti dirò di più. Una cosa che a me piace. Allora, questa cosa che vi ho raccontato, ovviamente, cozza completamente con un'altra idea che ho io, quella dei sistemi di scripting, che ti permettono di fare cose molto complesse senza scendere nei dettagli
programmazione, ok? Però questo approccio qua ha un suo probabile perché in delle applicazioni, per esempio, embedded. Quindi questa cosa qui, anche se io l'ho fatta in Ruby, poi ti dico un terzo motivo che è importante, secondo me la puoi fare anche in C per sistemi embedded. Quindi un sistema tipo distributore automatico di panini e di bibite che ho nel mio orrendo edificio, potrebbe parlare in linguaggio naturale con un sistema come questo. Intendo dire con un sistema dove la conversazione è molto limitata e robotica. Ok? Terzo motivo che volevo dirti che è importante, quindi ok, nessuno aveva fatto un framework in Ruby, io non l'ho ancora nemmeno fatto, nel senso che non l'ho ancora pubblicato su GitHub. Volevo fare un open source. Perché Ruby, te dicevi, la tua domanda iniziale? Perché, mi fa piacere dirlo proprio qui, in un posto dove ci sono sviluppatori Ruby, sei Gianluca, Ruby ha un grandissimo ecosistema di back-end, quindi è molto interessante secondo me per chi ha già realizzato delle applicazioni con business logic complesse, con un back-end complesso, in Ruby, Rails, stessa roba, che ne so, se vogliamo entrare nel dettaglio, che è abituato a usare, interfacciarsi su dei database relazionali con Active Record, piuttosto che SQL, che piace più a me. Sapete che a me piacciono sempre le cose di minoranza, quindi preferisco sì. SQL nel senso il tool di l'ORM, c'è un'alternativa Active Record, ok? Lì è un ecosistema che chi ce l'ha, per motivi business, difficilmente lo... Quindi l'idea è, ok, ti hai sviluppato un'applicazione di e-commerce web in Rails, puoi riciclare tanto di quello che hai fatto facendo un'interfaccia chatbot se il sistema di sviluppo chatbot è anche un Ruby, tutto lì. Però ripeto, questa l'idea, cioè alla fine l'idea è quella di un meccanismo di callback e la macchina statica. Questa cosa la puoi fare in C. La puoi fare in assembly, puoi fare... Nel senso che non è che... cioè io ho usato forse, almeno con un pochettino più di felicità personale, ho usato delle idee di object orientation qui. Quindi avere la superclasse, di utilizzare i metodi della superclasse che diventano, non posso più rispondere, che diventano ADSL e quindi delle istanze di questa superclasse. Quindi l'ereditarietà, va bene. Si poteva anche fare meno dell'ereditarietà, ok? Alla fine. Le prossime domande durante l'aperitivo. Okay. Quindi è stato un...